giocato 20-30 minuti qui a casa tua, adesso ti aspetti di giocare dall'inizio? No, sinceramente non lo so, anche perché sono tornato da lunedì ad allenarmi con il gruppo, e quindi io sono a disposizione del mister e della squadra. E quindi vediamo il mister cosa decide, sono d'accordo con ogni sua scelta. Ecco, se dovessi giocare dal primo minuto, che emozione avresti a rimettere piede su quel tappeto verde? Diciamo che è una bella emozione, anche perché è la prima volta che torno lì d'avversario. È una città, società che mi ha dato tanto e quindi sarà sicuramente una bella emozione. Diciamo che speri di giocare, si può dire, visto quanto conta questa partita per te dal punto di vista emotivo? Sì, conta tanto, è una partita particolarmente emozionante, però devo pensare che è una partita come le altre e il mister sicuramente metterà in campo la squadra che ritiene che sta meglio. Ciao Patrick, con Assi di mondoudinese.it. Sabato è arrivata una sconfitta, una giornata storta, può capitare. Volevo sapere se è possibile cosa vi siete detti dopo la partita di Pescara, come l'avete affrontato? No, come hai detto te, sì, è stata una giornata, diciamo, è stata una giornata no, però c'è da dare anche dei meriti al Pescara, perché ho trovato la giornata dove stavano bene ed è riuscito tutto. Però abbiamo detto sì, di pensare subito alla prossima, alla Spezia. Infatti ci stiamo allenando bene questa settimana per affrontare al meglio la gara. Grazie. Tra quelli che giocano ancora lì, chi è che conosci in modo particolare e che eventualmente diresti a te stai attento a questo? Sicuramente sono giocatori di qualità. Quindi sono tutti forti, hanno dimostrato anche domenica scorsa contro il Crotone. È una squadra che sta bene, gioca un buon calcio e in questo periodo finalmente, come dicevo prima, sta bene, cioè finalmente no, sta bene, ma noi ci stiamo allenando. In particolare? Io sono legato a Gennaro Acampora, che quando ero lì è rimasto tutti questi anni sempre di La Spezia e anche sta tornando a giocare dopo un periodo di lungo stop. E è un giocatore forte che ha gamba, va di centro basso, è una mezzala e bisogna stare attenti anche a lui. Tu come ti senti? Hai voglia di recuperare il tempo perduto in queste due giornate, perché comunque avevi fatto un girone d'andata di alto livello? No, io mi sento bene, finalmente mi sento bene, mi sento pronto. Come dicevo prima, da inizio settimana mi sto andando con la squadra, sto dando il massimo, cerco di fare qualcosina anche in più della squadra per recuperare il prima possibile, perché ho veramente voglia di tornare a giocare e mettere a disposizione sia del mister che della squadra. Senti, se dovessi giocare esulteresti o il legame tuo e la riconoscenza che hai nei confronti dello Spezia, visto che ti ha ingaggiato i dilettanti, è tale da evitare appunto l'esultanza? Non so come la pensi tu. Ma sinceramente prima penso a fare gol e poi il resto ci penso, però non penso di non esultare per rispetto, sì, sia soprattutto da città e da tifosi che mi hanno sempre, c'è stato sempre un rispetto reciproco. E quindi penso sia giusto così, ma ora sono qui al Pordenone, devo pensare al bene del Pordenone, come da professionista devo dare sempre il 100% per onorare questa maglia. Senti, Boccalon, cosa ti è colpito in questi primi 10 giorni che sei allenato con voi, 15 ormai? Sì, io non, come dicevo prima, sono stato fuori questi 20 giorni, quindi non sono riuscito a vedere tutti gli allenamenti. Però gli allenamenti che sono riuscito a vedere, quei 10 minuti, 20 minuti, mi ha colpito sicuramente dal suo atteggiamento. È un combattente, è un ragazzo che non molla mai e soprattutto le sue qualità in area, perché dentro l'area è devastante. Come diceva Tessera, ha avuto la sfortuna di essere titolare nella gara peggiore dell'ultimo anno e mezzo, di fatto, perché mai il Pordenone aveva fatto una controprestazione del genere. Questa è stata un po' la sua sfortuna.
Sì, diciamo sì, ha beccato la giornata, no, che non eravamo magari frizzanti come a Frosinone, però anche in quella giornata no, gli ha fatto vedere le sue caratteristiche, ha fatto vedere che fino al 90esimo era dietro gli avversari a rincorrerli, e quindi questi sono aspetti positivi che in futuro ci daranno tanto. Come sta il Pordenone a guardare gli ultimi allenamenti, se si fa un discorso più ad ampio raggio, più basato naturalmente, e anzi è solo ed esclusivamente basato sui numeri dei 4 punti nelle ultime 4 partite, solo ed esclusivamente sui numeri, perché dopo poi Frosinone merita di più e sappiamo com'è andata. Certo, il Pordenone, io sì, sono stato, dicevo prima, fuori 2 settimane. Però vederli da fuori li ho visti veramente andare forte e avevo questa sensazione e posso confermarlo tutt'oggi, perché sono tornato lunedì ad allenarmi e si va veramente forte, e quindi penso che ci stiamo allenando come sempre, testa bassa, forte, e pensare di preparare la partita nel migliore dei modi. Che ambiente è il picco? Difficile come stadio? Sì, difficile. Frequenta la B? Sì, difficile, un ambiente caldo, tifosi, una piazza calda, campo non lì, cioè sì, il campo non è grandissimo, e loro in casa sono una bella squadra, sono belli compatti.